l'intervista all'assessore Totti Nigrelli. Assessore Totti Nigrelli, asfaltature strade, oggi 29 agosto 2017. Avevamo la necessità, ma anche i cittadini sentivano la necessità per ovvi motivi di asfaltare alcuni tratti stradali ricadenti all'interno del territorio comunale. Nei limiti delle possibilità economiche abbiamo impegnato 23.000 euro, dei quali circa 20.000 sono stati oggi impiegati per asfaltare alcuni tratti di strada. Abbiamo preferito adesso asfaltare dei lunghi tratti che fanno riferimento appunto all'accesso agli assi principali, le strade più importanti di accesso al paese. Provvederemo nei prossimi giorni e nei limiti appunto delle disponibilità economiche del nostro ente ad asfaltare altri pezzi di strada, sempre ovviamente del comune di Mussomelo. La politica che stiamo adottando è una politica differente rispetto a quella che si è adottata negli altri anni, ossia abbiamo preferito evitare le pezze, quindi dei pezzi di strada che vengono asfaltati spot, diciamo così, e abbiamo dato una preferenza ad asfaltare tutti i lunghi tratti di strada. Quindi abbiamo asfaltato circa oggi, se non erro, 200 metri di strada. Quale strade oggi avete asfaltato? Salita San Giacomo, che era ammalorata e molto pericolosa per i passanti. Abbiamo asfaltato anche un tratto in contrada ponte, per il quale si sentiva una forte necessità in seguito appunto a dei lavori che sono stati effettuati quest'inverno, e poi abbiamo asfaltato anche un tratto la circonvallazione, quella che noi chiamiamo circonvallazione, che è la continuazione di via Palermo.